Eccoci qua, buonasera. Allora, oggi ho finito di leggere questo libro di Zeruya Shalev, Una relazione intima. Allora, la Shalev, io l'avevo letta poco tempo fa, questi due libri usciti recentemente, Stupore, credo sia l'ultimo, Dolore, edizione. E allora, che cosa ho fatto? Mi sono comprato tutti i suoi libri. Cominciato a leggere quello. Io non ho ancora capito esattamente in che ordine sono stati scritti. Senz'altro l'ultimo è Stupore. Questo qua, Una relazione intima, deve essere fra i primi che è scritto. Però non so come, non sono riuscito a trovarne su Wikipedia e non mettono nelle universali, non mettono la data del copyright della prima edizione, quindi non c'è. E vabbè, comunque insomma. Una relazione intima. Una relazione intima parla di una donna giovane, ambientato a Gerusalemme, che non ha forse ben chiara il suo futuro, la sua vita, fra un marito che ama e non ama, fra l'università dove è ricercatrice e che non riesce a portare avanti perché perde tempo per fare la tesi di dottorato, mi sembra di aver capito, e fra l'innamoramento per un uomo molto più vecchio di lei, dell'età del proprio padre, del quale lei si innamora in un modo molto ossessivo. Il libro parla di ossessione. E insomma, il libro racconta questo suo barcamenarsi tra questa ossessione di questo anziano, direi, con il quale ha anche dei rapporti, con il quale insomma si crea una storia, il suo rapporto col marito, con l'università, eccetera, eccetera. Si nota in questo libro la capacità della nostra autrice di descrivere perfettamente, in modo molto, molto approfondito e anche pregnante, il carattere delle persone, i pensieri di queste persone, le angosce di queste persone, insomma, di come in qualche modo interagiscono fra di loro e come soffrono o gioiscono di quello che succede nella loro vita. Bene, devo dire però che questo libro mi è piaciuto un po' meno perché ho l'impressione, no, l'impressione, insomma, la trama è. Non c'è una trama veramente forte che sostiene questo libro. I primi due che ho letto, pur essendo dei romanzi, quindi chiaramente la trama era di fantasia, insomma, però, come dire, erano possibili, verosimili, erano trame di questo genere. Qui, in questo caso qua, invece, la trama manca di un filo conduttore. Secondo me, naturalmente, di un filo conduttore chiaro, no? È un po' così, oscilla. Forse la stessa trama vuol fare vedere quanto appunto è oscillante, e qualche volta si riesce, quanto è oscillante il pensiero di questa giovane donna, di questa ragazza. E quindi. Quello che succede nel libro in qualche modo riflette l'alternarsi privo di una regola del comportamento di questa giovane. Ecco, però, almeno per quanto mi riguarda, ha reso un po' più difficile seguire capirne insomma l'andamento, capire come andrà a finire. Il finale è abbastanza molto interessante, senz'altro, vi racconto. E insomma, è un libro che secondo me, non sono sicuro, ma probabilmente è uno dei primi che ha scritto, secondo me già fa vedere l'abilità di questa scrittrice nella descrizione degli stati d'animo e dei pensieri d'animo e dei pensieri delle persone, ma non è ancora in grado di creare una trama che in qualche modo possa avere un inizio, un andamento e una fine con un senso così compiuto. Ripeto, i due libri che ho letto precedentemente, Dolore e Stupore, erano talmente belli, talmente belli che era difficile
staccarsi dal testo. Qualche volta, leggendo questo libro, ho avuto qualche dubbio sulla qualità. Ecco, in attesa di leggere i prossimi tre libri, i suoi, i tre che ho già comprato, e niente, vi auguro buona lettura e vi saluto. Arrivederci.